L'azienda ieri sera ha fatto partire la procedura di chiusura dello stabilimento e questa mattina hanno mandato i tir per caricare le macchine e le produzioni. Questa è un'azienda che non ha mai fatto un'ora di cassa integrazione, le lavorazioni ci sono e vogliono trasferire tutte le produzioni a Montone in Umbria e questo secondo noi non è giustificabile perché questi sono lavoratori che hanno sempre lavorato. Hanno sempre lavorato col minimo del contratto nazionale, quindi non ci sono premi extra, il costo del lavoro è basso e non c'è nessuna giustificazione per questa operazione. Cosa si prevede quindi che i 16 dipendenti resteranno qui senza lavoro? Loro hanno aperto la procedura per il licenziamento collettivo, quindi secondo l'azienda questo è uno stabilimento che fra qualche mese non avrà più dipendenti. Chiaro che noi oggi protestiamo, coinvolgeremo tutte le forze sociali a tutti i livelli perché riteniamo che questo scempio non possa avvenire perché è uno stabilimento che il lavoro ce l'ha e non è giusto che venga trasferito da un'altra parte. Questa azienda sta dimostrando di non avere sensibilità verso queste 16 persone di questa azienda che hanno sempre dato anima e cuore. Infatti gli striscioni che vedete alle nostre spalle sono tutte dipinte con un cuore. Vuol dire che queste persone nel tempo e negli anni hanno dato tantissimo a questa azienda. La risposta dell'azienda invece è essere trattate non come persone ma come numeri. Questa azienda lavorava per la Onomed, l'ex Onomed di La Val di Sangro. Oggi invece distribuisco questi sensori alla Onomed di Romania, Slovacchia e Polonia. Quindi il lavoro c'è e si sta delocalizzando per un'altra regione, quindi una guerra dei poveri.